Mio padre ci ha trasmesso la passione per la vita e per l'arte, ha vissuto con intensità la stessa che trasmette con le sue opere, che conservo un meraviglioso ricordo di quando da piccoli tornavamo in Sicilia, nonostante io, a differenza delle mie sorelle, purtroppo non parli l'italiano. Questo è il commento di Gaudenzio Assenza, figlio dell'artista Beppe Assenza, a margine dell'inaugurazione della mostra dedicata al padre, dal titolo Assenza e Assenza al cuore del colore, presso lo spazio Cultura Mena Assenza di Pozzallo. Gaudenzio, docente universitario, ha condiviso ricordi intimi della sua famiglia ed ha raccontato di aver fatto ritorno in Sicilia in occasione di questa mostra dopo molti anni dal momento che l'ultima volta era adolescente. Beppe Assenza aveva un legame particolare anche con Pozzallo, come ha ricordato il sindaco della città Roberto Amatuna. Siamo orgogliosi di ospitare la mostra di un artista di questo spessore, del quale è possibile ammirare delle opere giovanili anche nella chiesa di Santa Maria Madre nel Palazzo Musso di Pozzallo. Beppe Assenza, che è un artista di grandissima importanza, ha iniziato il suo impegno artistico qua nel territorio, in provincia di Ragusa, e precisamente a Pozzallo. Nella chiesa madre abbiamo un dipinto veramente bellissimo, grandioso. Abbiamo altre opere anche a Palazzo Giunta Musso, che è un gioiello liberty della nostra città. Oggi noi l'abbiamo voluto onorare con questa mostra, in questo splendido spazio cultura. A Pozzallo è stato un artista un po' particolare, poliedrico, il padre del metodo del colore, un tipo di pittura artistica che è particolare. Per noi è un grande onore, perché questa è una città che è cresciuta tanto economicamente, ma vuole crescere anche culturalmente, e iniziative come queste fanno crescere bene la nostra città anche dal punto di vista culturale. La mostra è stata inaugurata sabato 23 settembre, una data importante scelta perché in coincidenza con il 38esimo anniversario della scomparsa dell'artista, potrà essere fruita fino al prossimo 5 di novembre. Il lavoro che c'è dietro sì è tanto, e c'è anche questa voglia di non far stare ferme queste opere d'arte, che sono molto belle e che parlano direttamente all'anima, e come le sue anche altre opere d'arte che magari giacciono, no, in magazzini, oppure che rimangono ferme perché ci sono problemi ereditari. L'arte è una cosa che va diffusa, che va portata fuori, che va fatta vedere, che va fruita. E nel caso di Assenza, benché alcuni dei suoi temi non siano immediatamente fruibili da un punto di vista intellettuale, richiedono uno studio approfondito come il Pegasus, il Faust ed altri, c'è comunque invece un impatto e una relazione abbastanza immediata da un punto di vista dei colori e quello che trasmettono appunto all'animo. E questo penso sia molto importante, e spero che sia appunto questa solo la prima tappa, e poi continueremo anche a Roma e a Milano. Forte anche il suo legame con il territorio ibleo, come è stato ricordato anche dall'etnoantropologa Grazia Dormiente, la quale ha parlato del pittore antroposofo sempre più addentrato nella prospettiva del colore. Di lui questa mostra, realizzata dall'associazione Amici di Beppe Assenza, di cui è presidente Antonio Amoro, che cosa fa? È riuscita a sollecitare la conoscenza profonda di Beppe Assenza con dei quadri che riguardano il metodo del colore, per cui Assenza è da ricordare come grande insegnante e maestro pittorico, perché i colori per lui sono vivi, è il pittore dell'anima, in quanto per come raggiunge questo estremo, diciamo, punto di riferimento. Perché nel 1936, quando partecipa alla Biennale di Venezia, Federico Zeri, il nostro critico d'arte, lo definisce Kandinsky occidentale, ma in realtà lui ha seguito l'opera di Wolfgang Goethe, la teoria dei colori, rivista da chi? Da Rudolf Steiner, che è il padre dell'antroposofia.